questa puntata ovviamente è dedicato proprio al ritorno venoso delle nostre gambe. Allora, qual è il problema, ragazzi? Quando vi sentite queste gambe pesanti, sentite veramente troppa pesantezza sulle gambe, forse potrebbe essere che le vostre vene non stanno funzionando a sufficienza. Ecco il trampolino. Allora, di conseguenza possiamo oggi fare proprio un allenamento insieme per aiutare questo pompaggio, questo ritorno venoso e linfatico, per far sì che le vostre vene funzionino meglio. Allora, saliamo sempre sul trampolino con tranquillità, ok? Non si salta né giù, non si salta sopra il trampolino, sempre tutto fatto in totale sicurezza. E poi, come potete vedere, la Roberta ha la barra di stabilizzazione, così se volete avere una barra di stabilizzazione si può fare tranquillamente. Allora, cominciamo a spingere giù verso basso. Adesso calcolate che con il trampolino mi basta solo questo movimento per avere un risciacquo linfatico in solo 10 minuti. Ma un risciacquo linfatico completo di tutto il mio sistema linfatico. Allora, se volete avere le gambe più leggere, ok, più sorridenti, perché le vostre vene stanno lavorando meglio, ecco il movimento che devi fare, non devi fare nient'altro. Ma io so che con la Jill volete allenarvi, volete sorridere, volete divertirvi. Allora oggi voglio fare un piccolo allenamento con voi, proprio per farvi divertire, ricordando sempre che questo è il movimento di base che ci serve per avere quel, diciamo, risveglio sulle nostre vene. Ok, spingo. E la prima cosa che facciamo, lasciamo le gambe fare il loro lavoro, prendiamo le braccia e allungo le braccia. 2 e 3 e 4 ancora. 5 6, cambio dall'altra parte, sinistra, e 8 7 6 5, ancora 4 3 2, in giù vado, 8 7 6 5. E come vanno le gambe? Va benissimo, non è importante di fare nessun altro movimento, perché ricordate, il trampolino è bello perché è semplice, ok? Però ti dà comunque risultati. 8 7 6 5, ancora 4 3, cambio di nuovo, cambio, 8 7 6 5, ancora 4 3 2, e scendo giù, 8. Anche questo è un piccolo riscaldamento per lavorare meglio dopo, ma sapete che quando ti lavori su un trampolino anche il riscaldamento è, diciamo, dimezzato in tempo, nei tempi, perché comunque il trampolino ti aiuta a riscaldarti prima, ok? E di conseguenza risultate più veloci. Ancora, adesso ascoltami qua, andiamo ritmo musicale per 4, facciamo 4 3 2, cambio, ancora, e spingo giù e spingo giù, semplicissimo, ancora 4 3 2 1, e 4, spingo giù. Pensi che tu puoi anche fare questo senso di trampolino a caso, non avrai gli stessi risultati, però comunque ti puoi divertire adesso con la Jill e con Giuliano e Roberta. Ancora 4 3 2 1, 4, facciamo un'altra 2 volte, poi cambio movimento, siamo pronti? Ok, centro, faccio un piccolo scarico. Scarico è quando io stacco poco poco i piedi del tappeto, poco poco, ma tu volendo puoi rimanere sempre attaccato. Ricordate, questo pompaggio è quello che ci sta allenando le vene, risvegliando le vene, aiutando il nostro ritorno linfatico a attivarsi. Ok, occhio, comincio a fare quello che noi chiamiamo crossover. Allora, la gamba di sostegno è sempre, sempre in contatto con il tappeto, vedi, io non sto saltando. È semplicemente un piccolo movimento che noi chiamiamo crossover, ok? Con la mia squadra, la tribù di Cold Sport. Allora, continuiamo. Facciamo 8 e 7. Now, spingi con le gambe di sostegno, ok? Perché quella spinta sta stringendo sulle vostre vene. Ancora. Spingo, spingo, spingo. Altre 4, 4, 3. Adesso scarico in centro e scarico e spingo. Ok? Sempre ricordate, e questo è il movimento basico, quello che ti sta dando questo allenamento sulle vene in modo incredibile. Ancora 4. Adesso con l'altra gamba passiamo verso destra, e 8 7. Ricordate che la gamba di sostegno è sempre, sempre, sempre in contatto con il tappeto, non si salta, non si muove, così proteggiamo anche le nostre caviglie, sempre molto importante, caviglie, ginocchia sempre in ordine. E scarico, scarico. Ok? Scarico, ci siamo. Ok, proviamo a mettere tutto quanto insieme, con le braccia e con le gambe, sulla mia via. Siamo pronti? Ok, it's 5, 6, in destra 4, e 4, 3, 2, 1, cambio. Verso basso, 4, 3, 2, 1, cambio. Ancora le braccia, 4, 3, 2, 1, cambio. Ancora, 4, 3, 2, 1, gamba destra e giro. 1,
2, 3, 4 ancora, 5, 6, e faccio un piccolo scarico, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, altra gamba, passiamo, ancora, e 1, 2, 3, 4 ancora, 5, 6, 7, piccolo scarico, e scarico, 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 bravissimi, bravissimi, ok, 4, 3, tutto da capo, 4, 4, 3, 2, 1, su, verso basso, e cambio, di nuovo le braccia, 4, 3, 2, 1, cambio, verso basso, 4, 3, 2, 1, e crossover, facciamo, 1, 2, 3, 4, ancora, 5, 6, 7, scarico, 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 ancora, ancora, 4, 3, dall'altra parte ancora, 8, 7, 6, 5 ancora, 4, 3, 2, scarico, ultimi, continui, spingo, 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 4, 3, 2 e relax, siete stati bravissimi, ok, ci siamo riscaldati, abbiamo dato una bella risvegliata alle nostre vene, ricordate che il trampolino ti aumenta il tuo ritorno linfatico quasi fino a 1400%, che vuol dire che state facendo un risciacquo completo del vostro sistema linfatico in solo 10 minuti, ecco perché le vostre gambe si sentiranno più leggere, più attive e anche più belle, perché poi la coscia proprio si snellisce in modo favoloso, ma per finire in bellezza dobbiamo lavorare sulle nostre caviglie. Allora, sul trampolino voglio che lasciate una gamba leggermente libera e l'altra appoggiata bene sul trampolino. Tutto quello che devi fare, vedi, sono sempre in contatto con il trampolino, non mi fate movimenti strani, ma lascia che l'altra gamba un po' si traballa sul trampolino. Un po' di traballamento, questo si fa sempre alla fine dell'allenamento. Appoggia la gamba, cambi il piede e di nuovo fate questo piccolo movimento, che questa è una cosa molto importante per stabilizzazione. Questa stabilizzazione ci aiuta a potenziare le nostre caviglie e di conseguenza potenziare anche il nostro ritorno venoso. E con questo abbiamo proprio finito il nostro allenamento di oggi.